Buon pomeriggio a tutti. Oggi andiamo a capire come poter calcolarci in modo più semplice possibile, le probabilità del lancio dei dadi. Ovviamente, bisogna ovviamente capire, che contesto stiamo ovviamente, analizzando. Se stiamo parlando di un solo singolo dado o stiamo parlando di multidado, ok? Più di un dado. In questo contesto andiamo ad analizzare le percentuali dei due dadi praticamente. Tenete comunque presente che la base è sempre capire quante probabilità ci abbiamo. Allora, su un singolo dado ne sono solo 6 di avvenimenti possibili, ma su due dadi sono 36, perché si fa 6 per 6, 36. Se sarebbe stato 3 dadi, sarebbe fatto 6 per 6 per 6. Quindi sarebbe 216, 216 combinazioni. Ok? Questa è comunque, tenete presente che questa è la base. Ok? Allora, andiamo a scrivere qui, per esempio. Allora, mettiamo, allora, 1,1, che sono tutte le combinazioni possibili che si può ovviamente avere, 1,2, ok, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Comunque questo deve essere tutto in parentesi, però io lo faccio così per semplificare, ok? Poi si fa 2 e 1, poi si fa 3 e 1, 4 e 1, 5 e 1 e 6 e 1. Ok, qui mettiamo ovviamente 2 e 2. Poi mettiamo 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5 e 2 e 6. Ok, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6, poi viene 4 e 2, queste sono tutte le combinazioni presenti dei lanci, 4 e 4, 4 e 5, 4 e 6, ok, 5 e 2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, ok, 5-6. Allora, poi viene 6-6-2, 6, perché è successo qua? Sì, va bene. 6-3. 6-3. 6-4. 6-5. E 6-6. Ok. Perfetto. Ora abbiamo. Non si capisce perché questo qua mi è andato un po' più qua. È l'unico che mi ha dato un po' qui. Questo dovrebbe venire un po' più qua. Perché? Ma non saprei, sinceramente. Perché è venuto questo qua storto? Boh, non so. Comunque, ora ci abbiamo la tabella 1-1, tutte le combinazioni 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. Poi viene 2-1, 2-2, 2-3. Ecco qua. Queste qua sono le combinazioni. Come potete vedere, le combinazioni ne sono 36. Ok? Perché fai 6, 12, 18, 24, 30 e 36. Ok?
Perfetto. Sapendo ovviamente questa è la, diciamo, sono tutte le combinazioni possibili. Ok? Questa è la base. Ok? Allora, ora dobbiamo capire le probabilità. Come si fa a capire ovviamente le probabilità? Allora, nel lancio dei dati ovviamente non esiste l'uno, ovviamente. Quando noi andiamo a, diciamo, a lanciare due dadi, non c'è nessuna somma che ci dà. Che ci dà uno, quindi pa si parte ovviamente dal numero 2, ok? Come sia la stessa cosa, se noi gi giochiamo con 3 dadi, la somma minima è 3, se noi giochiamo con 4 dadi, la somma minima che deve essere è 4, è normale, è la base, ok? Se noi andiamo con un solo dato, ovviamente la somma minima, cioè il numero minimo che dobbiamo ovviamente calcolarci, sarà 1, ovviamente, se 1 è un dato, 2 è 2, 2, 3 è 3. Se avessimo 10 dadi, il numero minimo è 10. Perché 10? Perché ogni dado mi può formare 1. Quindi 1, 1, 1, 1, 1, 1, tutti 1. Quindi sommando 1 più 10 uguale 10. Cioè 1 più 9 uguale 10. Ok? Perfetto. Questa è come essere la base. Allora, andiamo a capire. Allora, ora si fa il numero 2, ovviamente. Partiamo ovviamente dal 2. Il 2, ovviamente, come si fa a calcolarci? Bisogna capire quante volte nel lancio dei dadi mi dà una somma 2. Allora, come potete vedere, qua 1 più 1 mi fa 2 alla 1, no? È l'unico che praticamente con somma 1 più 1 mi fa 2, vedete? Non ci sono altre combinazioni che mi faccia. E quindi praticamente mettiamo 1. Ok? Quindi nel lancio dei dadi, giustamente, abbiamo solo una probabilità su 36. Che praticamente mi esca il 2, ovviamente, è la base, praticamente. Andiamo a vedere il 3. Andiamo invece a vedere il 3. Il 3 invece, andiamo a vedere il 3. Il 3 abbiamo, qua è un 3, perché 1 più 2 fa 3. Quindi 3, 1, andiamo a vedere, il 2, ok, andiamo a esaminarlo. Non c'è più niente. Vedete? Ovviamente 2. Il 3 ci dà 2. Ci troviamo? Ok. Andiamo a vedere il 4. Il 4, vediamo la somma 4. Quanti combinazioni abbiamo la somma 4? 1 più 1 vale 2. Allora, questo qua, sicuramente, perché 1 più 3, questo qua, 1 più 3 fa 4, quindi è 1. Tenete in mente. 2 più 2 che è uguale 4, quindi già stiamo a 2. E poi 3 più 1 che è uguale a 4, quindi già stiamo a 3, raga. E poi non c'è più niente praticamente. Non c'è più niente. Ok, allora mettiamo 3. Quindi 4, la somma 4, abbiamo 3 combinazioni. Andiamo a vedere invece la somma 5. Andiamo a vedere la somma 5. Ok, andiamo a vedere la somma 5. Vediamo quanti dadi hanno somma 5. Allora abbiamo 4, 1 che fa somma 5. 4 più 1 fa 5. Ok, 1. Abbiamo il 2. Siamo a 2 perché 3 più 2 fa 5. Abbiamo 3 più 2 che è uguale 5 e siamo a 3. Abbiamo 4 più 1 che è uguale 5, stiamo a 4. E non c'è più nulla. Quindi abbiamo con il 5 abbiamo 4 combinazioni. Ci siamo? Perfetto. Andiamo a vedere invece quante le combinazioni per quanto riguarda il 6. Ok? Andiamo a vedere le combinazioni del 6. Allora, le combinazioni del 6 sono 1, perché 1 più 5 fa 6, ovviamente. 4 più 2 fa 6, quindi siamo a 2. 3 più 3 uguale 6, stiamo a 3. 4 più 2 stiamo a 4. 5 più 1 stiamo a 5. E basta. Abbiamo 5 combinazioni. Ok? Perfetto, abbiamo 5 combinazioni. Andiamo a vedere il 7.
quanta è la combinazione del 7? Ovviamente. Allora, il 7 andiamo a fare. Allora, il 7 allora si fa 5 più 1, 6. Allora, questo 1 più 6 è uguale 7, 1. 5 più 2 è uguale 7, stiamo a 2. 4 più 3 uguale 7, stiamo a 3. 4 più 3 uguale 7 e stiamo a 4. 5 più 2 uguale 7 e stiamo a 5. Ok? 6 più 1 uguale 7 e stiamo a 6. Quindi abbiamo 6 possibilità. Ok? Perfetto. 7, 7. Ora andiamo all'8. Ok, 8, vediamo quanti 8 ci abbiamo. 8, allora, 8, allora, vediamo un attimo. 8, 3 più 1, 4, 5, 6, 7, nessun 8 qua. 4, 5, 6, 7, 8. Abbiamo 1, combinazione. Abbiamo 2. Abbiamo 3 e abbiamo 4. E abbiamo 5. Combinazione. Ok. Perfetto. Andiamo con il 9. Andiamo con il 9. Vediamo un po' quante combinazioni ci sono con il 9. Allora, 5, 6, 7, 8, niente. 6 più 3 uguale 9 e 1. E 2 e 3 e stiamo a 4. Abbiamo 4 combinazioni. Ok, il 9. Andiamo con il 10. Invece 10. Vediamo le combinazioni del 10. Ok. Vediamo invece le combinazioni del 10. Allora, le combinazioni del 10 sono. Oh. Questa, quindi 1. 1. 2. E 3. Quindi 10, abbiamo 3 combinazioni. Ok? Andiamo con l'11. L'11. Abbiamo l'11. L'11, vediamo un po' le combinazioni dell'11. 9, 10. 9, 10, 11. Quindi abbiamo una per l'11. Abbiamo 2. Ovviamente il 12 abbiamo una combinazione solo, perché il 12 può essere fatto solo con un doppio 6. Volete vedere? Nessuna somma che ci abbiamo 1 più 1, 2 più 1 totalizza 12. L'unico che può totalizzare il 12 è questo, 6 più 6. Ok? Quindi mettiamo ovviamente 1. Come potete vedere, qua c'è proprio la scala 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi piano piano si va a scalare. Vedete? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfetta. Combinazione perfetta. Ora andiamo praticamente a calcolarci, ovviamente, le probabilità. Le probabilità che mi vengano praticamente uscite, diciamo. Ok. Quindi praticamente come si fa a calcolare la probabilità? Allora, prima di tutto si fa 100, ovviamente.
perché dobbiamo prima capire, ovviamente, un numero che percentuale ci dà, ovviamente, 100 diviso tutte le combinazioni. Quante sono le nostre combinazioni? 100 diviso 36. Allora, prendiamo ovviamente la calcolatrice, potete anche fare voi con la calcolatrice, andiamo. 100 diviso 36, uguale al 2,77%. Ok? Quindi diciamo che un numero uguale a circa 2,78%, 2,77 periodico. Ok? Mettiamo, quindi uguale a 2,78, perché il 7 ovviamente con il 7,7, quindi per difetto, per eccesso, e quindi praticamente si mette 2,78. Ok? Quindi praticamente 2% e 78 la probabilità di uscita. Ok? Probabilità di uscita. Quindi andiamo ovviamente a calcolarci. Allora, quindi 2 abbiamo, come abbiamo detto, il 2,78. E ora è semplice. 2,78% con il numero ovviamente 2. E poi ovviamente basta qua moltiplicarcelo. Ovviamente 5% e 56. Basta fare 2,78 per 2, 5,56, 5,56. Ok? Il 3 ovviamente, questo è per il numero 3. Siamo 3. Ma lo mettiamo già direttamente tutto quanto è qua. 4, me lo mettiamo di nuovo, 5, anche se qui diciamo, non c'era neanche bisogno. Però 6, voglio per diciamo essere precisi. 7, 8. 9, 10, 11 e 12. Ok? Perfetto. Quindi abbiamo questa qua, allora 5% e 56, ora si fa 2,78, calcolatrice ovviamente, 2,78 per 3. Ok? Perché qua abbiamo i casi possibili che sono 3, quindi 2,78 per 3. 8,34. Ok? Quindi praticamente andiamo a mettere 8,34 circa, 8,34, siamo 8,34. Diciamo che comunque per differenza si poteva fare 8,34. Vabbè. E poi i 5 si fa 2,78 per 4. Allora, scusate qua. Quindi sarebbe 2,77, veramente, si bisognava fare 2,7777 per 3, fatemi vedere, per 3, 8,33, vedete? Non era 8,34, quindi va fatta, se vogliamo fare precisi, bisogna comunque qua, non era 8,34, ma è 8,33, perché noi dobbiamo fare pure ma col periodico, perché è per differito, quindi 8,33, quindi si fa, come già vi ho detto, si fa tutta questa cosa, allora si fa 100, ovviamente diviso 36 2,77 per 4, ma questa volta facciamo per 4 11 11,11 per 100, ce lo scriviamo qua. Ok. Per 100. Il 5 invece fa quindi diviso 4, diciamo qua, ok, per 5, ovviamente, mettiamo per 5, ovviamente, e 13,89. Infatti, 13,89, scriviamo 13,89, 13,89 per 100. Il 6, quindi abbiamo 6 combinazioni possibili, quindi abbiamo 6 combinazioni possibili, un secondo, fatemi fare qua diviso 5, ritorniamo di nuovo alla base, per 6 uguale a 16,67, perché voi dovete comunque considerare questo 6 per eccesso, quindi si fa, e quindi va a aumentare la decina, quindi non è 16,66, ma è 16,67, ok? Quindi è importante, allora 16,67, 16,67 per essere precisi, ovviamente.
16,67 e si mette qua. Ovviamente mo basta solamente ovviamente copiare, perché abbiamo il 5, già ce l'abbiamo, quindi sarebbe questo, che è uguale a 13,89. Ok, abbiamo ovviamente il 4 che fa 11,11% qua. Per cento. Poi il 3 abbiamo detto che fa 8% e 33, scriviamo 8% e 33. Ora è tutto facile praticamente. Abbiamo solo l'11, quindi qua ci abbiamo lo 2, 5% e 56, 5 e 56, e poi infine abbiamo il 2 per 178. Ok, questa diciamo è la base. Ora andiamo, ovviamente si calcola, possiamo prendere anche una piccola calcolatrice. Io diciamo qua un casino. Allora, bisogna fare 278. Io lo possiamo fare pure con la somma, ma facciamo in modo basilare praticamente 5,56 più 8 e 33 più 11,11 più 13 e 89 più 16 e 67 più 13 e 89 più 11 e 11 più 8 e 33 più 5 56 più 278. Vabbè, 2,77 e 7 va bene, 2,78. Come potete vedere, 100%, ok? No, qua sarebbe 2,77. Vabbè, comunque, diciamo, ci troviamo, la somma è uguale a 100%, quindi diciamo che il problema ovviamente è stato risolto in modo, diciamo, perfetto. Spero che comunque questa guida possa comunque servire. Vi lascio alla prossima.